Venuti qua alla credenza a Bussoleno dopo la perquisizione di lunedì, come abbiamo detto nel comunicato, portare anche solidarietà dopo le perquisizioni. Adesso abbiamo chiesto questa ispezione al cantiere, dopo che sono arrivate informazioni che stanno arrivando a pezzi la talpa per andare avanti sui lavori, mentre dopo la manifestazione della scorsa settimana con sindaci, movimento, si chiedeva di riaprire un tavolo e lo stop al cantiere. La risposta è stata prima le perquisizioni, dopo l'arrivo della talpa, e quindi continua a non esserci risposta da parte della politica, assenza totale, e continuano a forzare su queste cose, quindi ritenevamo opportuno essere presenti qui in valle e andare a fare questa visita. Sì, la visita sarà fatta insieme a tecnici ovviamente della valle, questo perché vogliamo controllare tutti i documenti, chiederemo loro da dove arrivano questi pezzi, quanti ne mancano, quando arriveranno, le caratteristiche tecniche, quindi come al solito non ci saremo solo noi ma anche dei buoni tecnici di valle. Io avevo già fatto, credo un anno e mezzo fa, una visita al cantiere con un gruppo di deputati europei. Sono qui in questa qualità principalmente, cioè perché il Parlamento europeo non si assente anche in questa occasione. Sono scandalizzato del comportamento della magistratura in questa faccenda, perché mi pare che c'entra tutto un problema di libertà generali, oltre che i problemi tecnici dell'inquinamento della valle, di tutti i disastri che provocherà la TAV. C'è un problema di democrazia di cui l'Europa dovrebbe occuparsi e che spero di poter riportare davanti al Parlamento europeo, non so quando, come e comunque, data l'esperienza, con una fiducia solo media in qualche modo. Bene, noi diciamo siamo di supporto a Laura e a Ivan, e perché vogliamo verificare alcune cose. Oltre allo stato di avanzamento dei lavori, siccome noi abbiamo sempre seguito in particolare la corrispondenza tra quanto succede e quanto previsto dall'Europa, ci sono alcune cose che vorremmo chiedere e speriamo che ci venga data una risposta. La prima è che c'è un ritardo spaventoso nella realizzazione dei lavori, perché nonostante le affermazioni della dirigenza dell'ETF, del commissario straordinario, secondo quanto previsto dall'Europa, i lavori sarebbero del tunnel geognostico di Chiomonte sarebbero dovuti terminare a dicembre 2013. Inizieranno probabilmente a settembre-ottobre, perché adesso abbiamo fatto 200 metri, quindi è assolutamente impossibile che vengano terminati. Allora vorremmo capire primo come si configura questa questione, questa differenza temporale. Seconda cosa molto semplice che vorremmo capire, sicuramente l'ETF è in grado di spiegarcela, il delta che c'è tra il costo finanziato reso ritenuto ammissibile dall'Europa e finanziato, cioè di circa 120 milioni di euro del tunnel, e il costo previsto nel progetto definitivo, che poi è stato quello deliberato dal CIPE, cioè di oltre 150 milioni. Quindi sono una quarantina di milioni di euro che non si capisce se saranno finanziati dall'Europa, ma soprattutto non si capisce perché c'è stato questo incremento. Poi c'è anche un ultimo aspetto che è proprio più relativo al proprio il tunnel in quanto tale, è che se il tunnel ha la funzione di rendere nota la composizione della roccia, tutta una serie di aspetti che determinano poi il costo e i tempi di realizzazione del tunnel di base, quindi il tunnel geognostico serve per determinare i tempi di realizzazione e i costi del tunnel di base, come sia possibile che non essendo ancora iniziato il tunnel abbiamo già il progetto del tunnel di base, e B proprio anche tecnicamente, perché a seconda di quello che verrà riscontrato la fresa che servirà per realizzare il tunnel di base avrà certe modalità costruttive che non si possono ancora conoscere. Detto questo, speriamo. E poi in ultimo un aspetto su cui è stato molto molto enfatizzato da parte sia dell'assessorato della Regione Piemonte sia del commissario straordinario, la ricaduta del lavoro in valle. Quindi avremo finalmente l'opportunità di comprendere quante persone della valle lavorano, quante aziende lavorano e più che altro il fatturato, tra virgolette, che è ricaduto in valle per questa prima fase dei lavori. Io credo che sarebbe importante anche comunque chiarire quante aziende non italiane
con dei contratti strani lavorano in questo momento, perché a noi risulta che ci siano delle aziende rumene che stanno lavorando con dei rumeni e che stanno lavorando con dei contratti da fame, e questo è previsto che si possa fare nell'accordo del 30 di gennaio del 2012, che dovrebbe essere andare in discussione in Parlamento quest'autunno, e quindi vogliamo capire qual è l'occupazione, chi è occupato e da dove arriva questa occupazione, perché non ha nessun senso che vengano a raccontarci storie, anche perché in quell'accordo da una parte si dice di 1000 occupati e dall'altra parte gli occupati diventano 5800. Sembra una cifra un pelino ballerina, sono tutte cose che bisognerebbe poi capire, ma questo lo lasceremo fare ai rappresentanti dei cittadini in Parlamento, sia in Senato che alla Camera, proprio per chiarire bene questi aspetti. Noi intanto continuiamo a presidiare il territorio, continuiamo a presidiare sia Chianocco per vedere chi arriva da sotto, adesso proveremo a presidiare anche l'Altavalle, perché abbiamo il dubbio che, siccome i signori non hanno nessun problema di costi, possono fare anche la circumnavigazione del globo per portare i loro pezzi, cercando in ogni caso di evitare gli incontri ravvicinati con i notari. Siamo al presidio del Vernetto con Laura Castelli e Ivan Della Valle, che tornano adesso dall'ispezione del cantiere e visitano il presidio Notav, che monitora l'arrivo della talpa. Allora, al ritorno dall'ispezione volevamo chiedere prima di tutto qual è il punto della situazione all'interno del cantiere, cosa avete visto e cosa avete trovato. Sì, confermiamo che è arrivato il motore, diversi pezzi della talpa, il cunicolo sono poco più di 150 metri e d'ora in poi non possono più andare avanti come stanno scavando attualmente, ma hanno detto che ci vorranno circa 2 mesi per montare la talpa e poi ripartiranno con la talpa. Noi abbiamo riscontrato, innanzitutto non siamo stati soddisfatti per tutta una serie di documentazioni che abbiamo richiesto, che hanno detto che era solo una visita e che non erano preparati a darci documenti, quindi non ci hanno dato praticamente nulla. Due problematiche: una è sul materiale da risulta che c'è fuori dallo scavo, dove abbiamo chiesto dove veniva stoccato, e per quello che ci risulta dalle nostre documenti delle prescrizioni CIPE dovrebbe uscire tutto fuori dal cantiere e essere stoccato esternamente, mentre loro sostengono che da prescrizioni CIPE possono stoccarlo all'interno del cantiere, quindi è la prima cosa da verificare. Secondo, le domande che abbiamo fatto sulla talpa, qual era, da dove veniva, è la stessa che avevano acquistato già anni addietro per il cunicolo di Venaus, che però aveva caratteristiche totalmente diverse. A domande specifiche, tecniche, sono andate un po' in crisi, e soprattutto sul fatto che scavando in discesa e non in salita in alcuni punti di Venaus non ha gli scudi protettivi adeguati per la sicurezza del personale. Bene, grazie. E voi come parlamentari 5 Stelle siete da sempre contrari al progetto TAV Torino-Lione, e quindi vorremmo chiedervi come pensate di continuare a battervi dal punto di vista istituzionale contro questo cantiere, contro il progetto. Allora, sicuramente continuando a fare questo genere di ispezioni, e mano a mano stiamo scoprendo come possano diventare più efficaci, quindi la prossima volta, prima di andare, li metteremo allerta sul fatto che saremo lì fino a quando loro non tireranno fuori ogni minimo documento che noi chiediamo, visto che per loro è un problema questo. Ne faremo magari di più frequenti, visto che da qua a settembre le cose, insomma, andranno avanti in maniera un po' veloce. E poi sicuramente continueremo con le interrogazioni, perché le cose che oggi non ci sono tornate sono da chiedere al Ministero competente, e inoltre c'è la grossa battaglia sulla ratifica dell'accordo Italia-Francia, per cui alla Commissione degli Esteri a settembre si chiuderà questa grossa lotta. Su questo dico solo due parole, perché questa ratifica non si può fare
Questa ratifica non si può fare perché è in violazione di uno degli articoli dell'accordo quadro del 2001. Il ministero competente non si prende la responsabilità di dire che è fatta in violazione di questo articolo, per cui noi faremo battaglia e non permetteremo che questa ratifica prenda un solo voto in Parlamento.